Desunto al termine anche il penultimo appuntamento di Trofei Montestate qui a Varano, dove già dalla prima gara non sono mancati i colpi di scena, soprattutto nella Race Attack 1000, in cui in una grande lotta tra Cristina e Gallan quest'ultimo purtroppo si è esteso nella gara 1 e quindi Cristina è andata a vincere davanti a Proietti Vitellaro. Però in gara 2 il pilota Matteo Gallan è riuscito a rifarsi andando a vincere la gara, quindi prendendosi la rivincita su Cristini, mentre Proietti ha chiuso in terza posizione nella gara 2. Sulla sua Supermoni invece Casagrande Contardi si è portata a casa in solitaria la vittoria della gara della 300 davanti ai contendenti del titolo che se lo giocheranno ormai a Cerevisina. Parliamo di Sale e Virone, che hanno chiuso rispettivamente secondo e terzo, e poi dietro i soliti Dotti, Iotti e Andrea Sorrenti. Da segnalare anche le grandi bagarre che abbiamo visto nelle ragazze che corrono in questa categoria, come Nicole Cicillini, Silvia Comincioli, che però purtroppo verso la fine della gara è caduta, qui Sara Guerrieri e Monica Robotta. La 600 Open invece ha visto vincere Palazzi davanti a Colletti dopo una bella lotta, mentre invece chiude il podio Galloni davanti alla wild card di primo ordine che c'è stato questo weekend a, Varano, ovvero quella di Samuel Di Sora, che comunque non ha avuto un bello scatto, un problemino alla prima curva dopo un leggero lungo, e quindi ha dovuto rimontare fino alla quarta posizione, anche se aveva dimostrato un buonissimo passo. Si prende una rivincita importantissima invece Mattia Soretti nella Sport Bike, che va a vincere dopo lo zero che aveva accusato nella giornata di ieri. Starnone fa secondo e a sua volta si prende una rivincita nei confronti di Sarchi, che lo aveva battuto nella giornata di ieri. E occhio, perché a Cerevisina Sarchi ha il primo match point fondamentale per provare a vincere il titolo. Vince ancora invece nella 1000 Open anche in questa giornata di domenica Alessandro Costantino davanti ad una sorpresa, ovvero Sebastiano Zerbo, che chiude così il suo primo podio stagionale regolando Paolo Cristini. Sulla falsa riga invece la gara di Emanuele Lobato è partito bene ma poi calato nel finale. E concludiamo con la Race Attack 600, i due secondi posti di De Padova, e in gara 2 di questa Race Attack 600 la grandissima rimonta di William Bennett, che ha chiuso partendo dalla decima posizione in terza agguantando il podio. E ora ne manca solo uno, manca un ultimo weekend ad alta tensione dei Trofei Montestate, che torneranno il 12-13 ottobre al tracciato di Cervesina. Non mancheranno ovviamente in questo periodo di ferie tutti i contenuti a partire dai social dei Trofei Montestate su Facebook e su Instagram, le gare trasmesse in televisione sul canale 68 delle digitali terrestre GoTV e inoltre anche sul canale YouTube, dove è possibile anche rivedere le gare passate. Ricordatevi quindi di seguirci e siamo pronti per il gran finale.